Vi do il benvenuto a bordo della Olympic Champion. Sono convinto che questo sono i primi 50 anni che Aneke festeggia. Se il nostro porto ha una riconoscibilità internazionale, lo deve ai collegamenti con la Grecia. Sono i 50 anni della Aneke Lines, la compagnia greca nata nel 1967 a Creta da un gruppo di azionisti del luogo per collegare l'isola alla Grecia. Un'esigenza di mobilità partita dal basso dopo il dramma del traghetto Heraklion affondato nel mare Egeo un anno prima. La sciagura viene seguita dunque dalla volontà di una comunità per dare vita ad un nuovo progetto che dopo 50 anni è una grande compagnia di bandiera quotata in borsa con 142 milioni di euro di fatturato, 1.800 dipendenti e 9 navi. Come ha spiegato Spiros Protopapadakis, vicepresidente della società, durante la festa in nave ad Ancona, dove transita 1 milione di passeggeri internazionali all'anno. Porto dove l'ha partecipata al 51%, Aneke Lines Italia, ha il suo quartier generale. Stando ai dati dell'autorità portuale di Ancona, tra il 2006 e il 2016, Aneke, nonostante la difficile cesura economica della Grecia, ha fatto transitare nello scalo dorico più di 2,5 milioni di passeggeri e 370.000 TIR. Noi abbiamo cominciato qui nell'89, per cui sono tanti anni che abbiamo cominciato con Ancona, la linea fra Italia e Grecia, quindi Ancona è sicuramente un ruolo di primo piano, importantissimo. Perché la scelta era caduta proprio su Ancona? Ancona rappresenta l'optimum sia dal punto di vista terra che dal punto di vista mare per il collegamento fra l'Europa e la Grecia. Ci sono criticità relative ai collegamenti. Nei porti la cosa principale è avere un buon collegamento con il retroporto, cioè con l'autostrada. Quindi l'uscita verso l'autostrada, e questa è una cosa che sicuramente, ma tutti ci stanno lavorando sopra, da che so io, per cui spero che prima o poi si risolva. E poi altre criticità sono anche la viabilità interna alla città, il porto, e voi me lo insegnate, insomma, il porto dove arriviamo noi mi sembra che sia stato costruito da Traiano, è stato migliorato, ma è un porto che sicuramente non prevedeva delle strade grandi per l'ingresso. Può prevedere un incremento ulteriore dell'attività qua ad Ancona in generale per la parte italiana di Aneke? Penso di sì, ma già adesso comunque guardi, abbiamo una nave al giorno. E durante l'estate abbiamo 3 volte alla settimana 2 navi al giorno, quindi mi sembra che la nostra presenza è piuttosto importante.